Ciao ragazzi, sono Alessio Corredo di Social Media X Italia. Questo è il primo capitolo del modulo su Facebook. In questo modulo parleremo di diversi aspetti della piattaforma, dal punto di vista della community, dal punto di vista dell'advertising, quali sono le differenze tra un profilo privato e un profilo business, quali sono le migliori strategie da utilizzare sulla piattaforma, quali sono le migliori funzionalità della piattaforma. E via dicendo, ci saranno molti punti assolutamente interessanti e come vi abbiamo detto durante la diretta introduttiva, non si tratta di un progetto con una conclusione. Quindi ogni qualvolta trovate delle domande da porci, fatele, sentitevi liberi di lasciare un commento, di scrivere un post sul gruppo e noi faremo in modo da rispondere a quelle domande o noi stessi oppure chiederemo a qualcuno più esperto di noi, senza alcun problema. In questo video però vorrei fare una piccola introduzione su quella che è stata la storia di Facebook, sul motivo per cui è esploso e sul perché c'è un algoritmo all'interno della piattaforma. Iniziamo da questa foto, che è la foto di uno studente dell'Università di Harvard, che nel 2004 ha fondato una piattaforma che si chiamava thefacebook.com, insieme ad altre persone. Questa piattaforma aveva un obiettivo molto semplice, che era quello di mettere a contatto le persone, gli studenti dell'Università di Harvard. Metterle in contatto per consentir loro di scambiare compiti, di scambiare informazioni sugli esami, ma anche di scambiarsi dati personali, di scambiare le proprie opinioni su quella che fosse la migliore serata a cui andare, la migliore festa a cui partecipare, eccetera. Negli anni la piattaforma è cresciuta notevolmente, è cresciuta più di quanto si aspettasse questo ragazzo di nome Mark Zuckerberg ed è diventata quella che noi oggi chiamiamo facebook.com. Quindi a 19 anni nel 2004 fonda thefacebook.com e ad oggi, 14 anni dopo, ha dimostrato di essere uno degli imprenditori più capaci e spietati di sempre e ha un portafoglio di circa 70 miliardi di dollari. Questo portafoglio lui e la moglie Priscilla Chen hanno deciso di devolverlo per il 99% in beneficenza, ma vi assicuro che l'1% di 70 miliardi di dollari, fate voi i conti, ma sono tantissimi soldi comunque. La missione di Facebook qual è? La missione di Mark Zuckerberg? Vuole mettere a contatto tra di loro, vuole connettere tutte le persone del mondo e vuole farlo in maniera agevole e soprattutto gratuita. In realtà è già a buon punto perché la scalata di successo di Facebook è stata dirompente. È passato da 0 utenti nel 2004 quando è stata creata a 100 milioni di utenti nel 2008 a distanza di soli 4 anni e a distanza di quasi 10 anni da allora è arrivato a 2,3 miliardi di persone all'interno della piattaforma. Ma questa scalata al successo non è stata priva di ostacoli, in particolare i cofondatori all'inizio diciamo, dell'esplosione di Facebook hanno cercato di rivendicare la loro proprietà sull'idea, ma Mark Zuckerberg li ha messi a zittire a suon di banconote. Il governo americano poi in un secondo momento ha iniziato a lamentarsi per il problema privacy e non possiamo non citare il più recente caso Facebook Analytica. Però in tutti questi episodi Mark Zuckerberg ha dimostrato di essere spietato nei confronti di tutti coloro che si frapponessero tra lui e il suo obiettivo, tra Facebook e il suo obiettivo, la sua missione. A proposito di privacy, durante l'udienza del caso Facebook Analytica, Mark Zuckerberg, in qualità di CEO di Facebook, ha citato queste parole, che significano che loro come piattaforma non vendono i dati a nessuno. Ciò che fanno è consentire ai pubblicitari di dir loro dove o meglio, a chi vogliono mostrare i propri annunci, e loro all'interno della piattaforma fanno il posizionamento nelle giuste bacheche. Ma l'esplosione di Facebook a cosa è dovuta? È dovuta a molti fattori, ma in particolare a quattro di loro. Questi quattro, onestamente, non sono sicuro che Mark Zuckerberg e gli altri cofondatori fossero consapevoli di cosa stavano creando. Però è davvero una macchina che crea dipendenza. Il primo motivo per cui è esploso Facebook è il fatto che è diventato parte della nostra routine, delle nostre abitudini. È entrato a far parte delle nostre abitudini la mattina quando iniziamo a scrollare la nostra bacheca alla ricerca di news, alla ricerca di aggiornamenti dei nostri amici, dei nostri parenti. Pensa che il 30% degli americani ricevono le proprie notizie sul mondo esterno solo ed esclusivamente attraverso Facebook. Il secondo motivo è dato dal fatto che la piattaforma ed il modo in cui è stata creata, in cui riceviamo notifica,
soddisfa due dei beni primari dell'uomo. Questa è la piramide di Abraham Maslow. E i primi due gradini di questa piramide sono l'autorealizzazione e i bisogni di stima da parte di altri, che all'interno della piattaforma soddisfiamo con mi piace, con reazioni, con commenti, con messaggi privati, con condivisioni, eccetera. Il terzo motivo è la fear of missing out, quindi la paura di perdere qualcosa, di perdere un'opportunità. In particolare all'inizio Facebook sembrava quasi una cerchia relegata a poche persone. Chi era al di fuori di Facebook si sentiva escluso e sentiva queste persone che parlavano di qualcosa di nuovo, di qualcosa di rivoluzionario, senza avere idea di cosa si trattasse. E questo è anche ciò che è successo a me ed è probabilmente uno dei motivi per cui mi sono iscritto alla piattaforma nel 2010-2011, qualcosa del genere. Poi c'è il quarto motivo, che è assolutamente il più pericoloso fra tutti e il più assuefante, non so neanche se significa qualcosa, però è quello che ti dà dipendenza, ossia la dopamina. Il nostro cervello produce dopamina quando facciamo sesso, quando mangiamo del buon cibo, quando assumiamo sostanze stupefacenti e in situazioni del genere. È una sostanza che viene prodotta quando proviamo del piacere ed è per questo motivo che ricevere notifiche diventa quasi una droga per alcuni. Per questo motivo cercano, senza avere uno scopo economico alle spalle, cercano di ottenere sempre più mi piace o di pompare il loro ego attraverso le notifiche della piattaforma. Il modello di business di Facebook si basa sui contenuti, sullo scambio di contenuti. Paradossalmente, se domani noi tutti ci svegliassimo e smettessimo di postare contenuti su Facebook, la piattaforma morirebbe inevitabilmente. È anche vero che è molto più probabile che non sorga il sole domani, piuttosto che la gente di tutto il mondo, 2,3 miliardi di utenti, smettano di produrre contenuti. Però questa è l'idea. Quindi, cosa ha deciso di fare l'azienda per prevenire questo problema? Ha deciso di creare un algoritmo, ossia un'intelligenza artificiale che premia chi posta i contenuti migliori. Questo algoritmo a noi non è dato sapere in che modo funzioni. Però attraverso degli esperimenti e attraverso le parole di vecchi dipendenti Facebook è trapelato qualcosa. Ad oggi abbiamo quasi la certezza che l'algoritmo basi i suoi giudizi, basi i suoi conteggi, le sue analisi su quattro elementi. Questi quattro elementi sono inventory, signals, predictions e overall score. Iniziamo dall'inventory o inventario. Immagina l'inventario come fosse un database del tuo profilo. Questo database include il numero di interazioni che ricevi di solito, quindi fa un conteggio, una media di tutte le interazioni che solitamente ricevi, commenti, mi piace, le reazioni, le condivisioni, eccetera. Fa un conteggio di quanti contenuti pubblichi di solito e conta con quale frequenza lo fai. Il secondo punto, ossia il secondo fattore di calcolo dell'algoritmo, sono i signals o i segnali. I segnali, ci sono segnali di diversi tipi, questi sono solo alcuni, quindi il tempo che viene speso su un contenuto, le persone che condividono un link su Messenger, le persone che rispondono più volte allo stesso contenuto, l'engagement totale, il tipo di storia, quando posti, i commenti e like che lasciano quelle persone ad altri contenuti, eccetera. La piattaforma suddivide i segnali in due tipi. Ci sono le interazioni attive e le interazioni passive. Le interazioni passive sono quelle per cui dobbiamo investire meno tempo e meno fatica ad eseguirle, come può essere un click o guardare, visualizzare, eccetera. Mentre invece dall'altra parte ci sono quelle attive, che ci richiedono un investimento maggiore, in termini di tempo, in termini di energia, quindi i commenti, le condivisioni e le reazioni. Il terzo fattore di calcolo dell'algoritmo sono le predictions o previsioni. Non sono altro che le previsioni che la piattaforma fa sul numero di interazioni che il tuo contenuto riceverà. È abbastanza collegato all'inventory, quindi al primo punto, però questo si basa sul futuro, quindi sul numero di contenuti che pubblicherai, sulla qualità dei contenuti che pubblicherai e quindi anche sulle interazioni che riceverai. L'ultimo punto è overall score o voto generale. Ci sono diversi fattori che accrescono il voto generale di un profilo,
ma in questa fase voglio parlare semplicemente di dibattiti e interaction baiting. I dibattiti sono l'obiettivo della piattaforma, sono ciò che Facebook vuole vedere sul tuo profilo e sotto i tuoi contenuti, quindi dei commenti lunghi, pensati e reiterati dalla stessa persona, cioè la stessa persona ovviamente non reitera lo stesso commento, ma risponde, continua a rispondere alimentando la discussione. Al contrario, l'interaction baiting è ad esempio il like baiting, quindi scrivere sulla caption, sulla descrizione di un contenuto, lascia un mi piace per, non so, fare qualcosa, oppure sì o no, oppure tagga il tuo migliore amico, tagga un tuo amico che possa apprezzare questo contenuto, eccetera. L'interaction baiting, quindi questo tipo di descrizioni, distrugge il tasso di engagement e quindi il voto generale. Quindi, quali sono i takeaway di oggi? Se hai seguito il video di oggi, stasera potrai raccontare a tua nonna chi è Mark Zuckerberg e qual è la sua missione, l'esplosione di Facebook, a cosa è dovuta e quali sono quei quattro motivi di cui ti ho parlato, il motivo per cui si dice che content is king è perché Facebook, il modello di business di Facebook si basa sui contenuti, sulla creazione di contenuti e anche perché Facebook ha creato l'algoritmo e in che modo funziona. Questa prima lezione è finita, restate in attesa della lezione di domani perché sarà ancora più interessante e parleremo delle migliori funzionalità della piattaforma. Come al solito, lasciate un commento, un like al di sotto di questo video e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!